Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi primo volo test con il film X8SE, il drone più chiacchierato di YouTube e non solo, questo drone che è chiacchieratissimo, penso il drone più chiacchierato nella storia, sia nel bene che nel male, all'inizio nel benissimo e adesso nel malissimo. Io non mi addentro nelle questioni di tutte queste discussioni che si trovano su YouTube, preferisco rimanerne fuori, quindi qua oggi faccio solo un video con le mie prime impressioni per quanto riguarda l'overing, la stabilità di volo, il ritorno d'immagine allo smartphone, un return to home, vediamo quanto è preciso o meno. Diciamo è solo un primo test con le prime impressioni, poi più avanti ovviamente faremo tutte, diciamo, voli più approfonditi dove lo vedremo più a fondo nelle sue reali potenzialità, faremo ovviamente anche dei cinematic video. Oggi è il primo volo test con le prime impressioni, l'ho preso solo adesso ragazzi perché ho deciso di acquistare questi droni low cost, o meglio questi droni low cost con caratteristiche importanti, ho deciso di acquistarli solo dopo che sono usciti da un po', perché acquistare all'inizio ragazzi mi sembra una cosa inutile, perché praticamente questi droni escono, che sono praticamente in versione beta, sono poi tutti gli aggiornamenti firmware e software che fanno poi evolvere questi droni. Era successo così per lo Zino, che all'inizio era un drone con un sacco di difetti, infatti è chiacchierato, aveva deluso tantissimo per le sue, diciamo, caratteristiche che aveva sulla carta, ma poi in pratica non le aveva, poi con tutti gli aggiornamenti è diventato un super drone a 270 euro, 270 euro, un drone che fa video veramente spettacolari. Stessa cosa, questo film è uscito diciamo acerbo dal punto di vista firmware, perché loro, queste aziende, usano noi consumatori come beta tester. Ovviamente un prodotto DJI, un prodotto Autelivo, no, esce già con delle caratteristiche importanti anche dal punto di vista firmware e software, poi ovviamente migliora. Qua invece partiamo proprio da sotto zero e poi andiamo salendo, quindi preferisco prenderli quando sono usciti da un po', che hanno già avuto un po' di aggiornamenti. Quindi adesso ragazzi preparo tutto e proviamo finalmente questo chiacchieratissimo film X8 SE. Ok ragazzi, abbiamo 16 satelliti in questo momento, quindi direi che possiamo decollare. Quindi facciamo questo primo volo con il Fimi X8 SE. Ok ragazzi, in questo momento abbiamo 17 satelliti, quindi adesso passano a 13, poi 17, boh. C'è un po' i satelliti ballerini, però forse anche perché sono, c'è il cielo che ogni tanto si copre di nuvole. Quindi ragazzi, adesso non ci resta che provare. Io direi di andare ad un'altezza di 120 metri e ad una distanza di 200 metri, che è il limite del nuovo regolamento europeo per i droni sopra i 250 grammi. Allora ragazzi, saliamo. Allora, come salire? Sale davvero davvero veloce ragazzi, un po' tipo il mio metodo di paragone è l'Autelivo e ci va molto vicino, eh? Bello aggressivo nel salire, ok, siamo a 115, ormai ci siamo, ok. Questo è l'altezza di 120 metri, che dovrebbe essere il limite massimo del nuovo regolamento europeo. Adesso proviamo ad andare ad una distanza di 200 metri, così vediamo com'è il ritorno video nello smartphone a questa distanza. Allora, andiamo. Proviamo a muovere il gimbal, così vediamo quanto lagga. Là, no, sono già andato oltre, non mi sono neanche accorto, va velocissimo ragazzi, aspettate che torno indietro, che sono andato oltre i 200 metri, perché è veramente a prestazioni molto performante, molto aggressivo dal punto di vista delle prestazioni, anche se è molto gestibile. Gli stick devo dire che mi piacciono molto come si muovono, non come lo Zino che sono morbidissimi con una corsa lunghissima, quindi avendo tanta potenza ti scappa via un po' il drone. Qua invece sono giusti, sono rapportati giusti alla potenza del drone, che devo dire ne ha veramente tanta. Quindi adesso siamo a 203 metri di distanza,
119 metri d'altezza. Proviamo a fare un return to home, tanto per vedere quanto è preciso. Ok, l'ho attivato, vediamo come torna e vediamo quanto è preciso, perché comunque uno dei termini di paragone importanti è il return to home, perlomeno paragone con i droni d'alto costo. DJI e Autelivo beccano il landing, anche Parotanafi, poi da quando c'è il precision landing è diventato precisissimo anche lui, atterrano praticamente da dove sono partiti, sull'H del landing. Vediamo invece questo Fimix 8 SE cosa è in grado di fare. Ok, sta arrivando, adesso muovo ancora un po' il gimbal così vedete anche la trasmissione. No, allora queste distanze, vabbè, adesso è sopra di me anche se ad un'altezza di 115 metri, però devo dire che si muove bene. Adesso lo abbasso tutto il gimbal così vedete anche voi dove è il landing e se lo manca di tanto. Così vedete anche voi dove è il landing e se lo manca di tanto. Allora, aspettate che prendo la telecamera. Ecco che sta arrivando. Lo vado a interrompere se va fuori posto, perché sennò mi atterra e si sporca visto che è bianco. Allora arriva, sì, lo sbaglia, e lo sbaglia di tanto però. Ok, lo vado a interrompere. Ok ragazzi, avete visto, l'ho interrotto, adesso vi faccio vedere bene dov'è. Allora, il drone è lì, probabilmente sentite un po' d'aria nel microfono perché in realtà c'è un po' d'aria e il landing è lì. Ve lo faccio vedere così, non so se così lo vedete bene. E ha sbagliato di un 3 metri tutti, ragazzi, un po' tantino. Per essere un drone di ultima generazione, probabilmente migliorerà con tutti gli aggiornamenti, quello sicuramente, però ha sbagliato di tanto, pensavo che da quel punto di vista fosse meglio. Va bene anche così, ragazzi, perché per l'amor di Dio, torna e torna da dove è partito, come area. Però visto che bello fare questi test di precisione, visto che hanno tutti questi sensori, tutta questa cosa di dire siamo droni super performanti e super precisi, in realtà non tutti lo sono. Adesso lo guardiamo un attimo in overing. Allora ragazzi, calcolando che c'è un po' d'aria, però non è vento per un drone così, di queste dimensioni, di questo peso, dovrebbe essere influente, quindi non credo sia questo il problema. C'è un overing che non è perfettamente stabile, nel senso è un overing che non è osceno, però adesso ve lo faccio vedere, aspettate che mi metto di qua, se no sono contro luce. Vedete che si sposta comunque un po' a destra, un po' a sinistra, un po' sale, un po' scende, è un pochino ballerino, non è niente di grave. Però ripeto, è sempre un termine di paragone con i droni con cui lui dovrebbe competere a livello non economico, ma a livello di performance e di caratteristiche tecniche. Ovviamente anche questo migliorerà sicuramente con i vari aggiornamenti. Aspettate che mi giro perché mi sa che mi vedete un po' nero. Sicuramente migliorerà, però un pochino è ballerino. Mi aspettavo di più, cioè per essere un drone che comunque ha sensore ottico, sensore ultrasuoni, GPS, barometro, bussola, si muove abbastanza. Guardatelo anche adesso, e io non sto toccando niente, ragazzi, no, mica che poi mi dite che sono io che tocco qualcosa. Vedete che sale, scende, si sposta un po' a destra, un po' a sinistra, vedete? Ok, quindi abbiamo visto che, ancora contro luce, sono tutto nero. Allora, avete visto che il return to home è un po' impreciso, un po' di tanto, sui 5 metri di errore, secondo me non l'ho fatto atterrare per non farlo sporcare, perché comunque ci sono un po' di rami, un po' di, cioè non è un posto, è un campo di grano turco, quindi nel senso andavo magari a rischiare di rovinare le eliche. Quindi dicevo, il return to home non è precisissimo, l'overing ni, però bello il ritorno d'immagine, avete visto, non lagga,
sono andato a 120 metri d'altezza, sono andato a 220 metri perché non mi sono neanche accorto di essere andato oltre dei 200 metri, talmente va, perché va veramente forte. Però è guidabile, nel senso va forte ma si riesce a gestire bene, a differenza dello Zino che va forte ma con gli stick del radiocomando che ha diventa un po' più problematico fare cose di precisione, mentre qua ragazzi veramente gli stick si muovono bene. Una prova che andrei a fare ragazzi è l'aftitrack, una cosa che mi piace nei droni, non è che la uso tanto, però mi piace vedere come funziona e come sono riusciti a farla funzionare. Ok ragazzi, adesso mi sono selezionato, non mi vede più perché mi sono abbassato ovviamente, aspettate che mi riseleziono, quindi facciamo go e adesso proviamo. Adesso proviamo ad andargli incontro, che è una cosa che tanti droni vanno in crisi quando si va verso di loro. E anche lui va in crisi. Se gli andiamo incontro non tende ad andare indietro, ci perde. E ha girato tutto il gimbal sotto per inquadrarci, l'ha abbassato praticamente a di 90 gradi. Però ci ha perso, riproviamo. Allora, ok, andiamo a selezionarlo. Ok, così ci segue. Adesso così ci segue. Ci segue anche se corriamo. Se gli facciamo una finta, si gira. Ma se gli andiamo incontro, se gli andiamo incontro, non succede niente. Lui gira il gimbal fino a 90 gradi e poi ci perde. Ok ragazzi, adesso ritorniamo dove ho il landing, lo facciamo atterrare e tiriamo le prime conclusioni. Ok ragazzi, questo è stato solo il primo test, ma ci sono già le prime considerazioni ovviamente. Allora, prendendolo sempre come termine di paragone, come DJI Killer, Autelivo Killer, diciamo, o anche Parrot Killer a sto punto, cioè nel senso con droni di fascia di prezzo importante ma con caratteristiche importanti, quindi da quel punto di vista va preso e va paragonato. Allora, diciamo che il Return to Home non ci siamo, nettamente da migliorare, perché comunque con 17 satelliti e tutto quello che ci volete mettere non può sbagliare così, e secondo me troppo per un drone con tutte queste caratteristiche tecniche e con la prospettiva di essere comunque un drone di riferimento. L'overing anche quello è un po' da rivedere, perché c'era un po' d'aria, ma stiamo parlando di aria non di vento, quindi ragazzi l'overing avete visto sale, scende, si sposta a destra, a sinistra, non è che se ne va chissà dove, ma non è fermo immobile come un DJI o come un Autelivo o anche un Parrot Anafi a questo punto, perché comunque anche quello Anafi è diventato immobile anche nell'overing. Poi cosa dire a livello prestazionale, per come è regolato, perché io ho lasciato tutte le impostazioni così come viene di default, è quasi fin troppo aggressivo dal punto di vista delle prestazioni, però anche Autelivo è un po' così, nel senso bello aggressivo però gestibile, nel senso che gli stick ti fanno sentire bene in mano cosa sta facendo il drone, quindi va bene lo stesso, però secondo me modificando un po' i parametri lo si può addolcire un po' e rendere un po' più da cinematic video, diciamo.
Poi, cosa dire ragazzi? Poi il ritorno d'immagine nello smartphone direi buono, avete visto 120 metri d'altezza, 200 di distanza che dovrebbe essere quello che sarà il nuovo regolamento europeo, o meglio il limite massimo del nuovo regolamento europeo, e si è comportato benissimo. Di lag non ce ne sono, c'è un leggero ritardo, ma quello un po' come tutti i droni, cioè nel senso non un ritardo né un lag fastidioso, cioè giusto. Ovviamente bisognerebbe provarlo andando magari a distanze più importanti, giusto per vedere il suo limite, non perché ci si possa andare, ma giusto per capire il suo limite. Una cosa che mi è piaciuta davvero tanto, ragazzi, è il radiocomando. Devo dire, bello come impugnatura, non mi è dispiaciuta neanche la posizione dello smartphone in mezzo, devo dire carina, pratica. Mi piace tantissimo il micro joystick multifunzione. Poi magari ve lo faccio vedere in un altro video, perché c'è questo joystick multifunzione che spostandolo ovviamente ci fa fare cose all'interno dell'applicazione. Quindi ragazzi, queste sono le mie prime considerazioni. Adesso d'ora in poi nel canale penso che lo vedrete sempre più spesso volare questo Fimi X8, ovviamente vedrete anche tutti gli altri. Quindi ragazzi, se questo è il primo video, prime impressioni di questo chiacchieratissimo Fimi X8 SE vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, un test di questo Fimi, degli altri droni, di tutto e di più. Ciao!